Siamo preoccupati perché anche in Italia, è piuttosto diffusa la retorica politica del noi contro loro. Alcuni leader politici nazionali e molti leader politici locali, hanno fatto dichiarazioni che sono in sostanza xenofobe e il nostro timore è che vi possa essere continuità tra queste dichiarazioni e certi comportamenti concreti, violenti, inaccettabili contro, la vita, l'integrità delle persone. Tra le vittime di questo atteggiamento vi sono innanzitutto i migranti e i rifugiati, che sono tra l'altro vittime anche di politiche governative, coerenti con, politiche europee e che tendono a non, riconoscere pienamente i loro diritti. Abbiamo pubblicato un rapporto sugli hotspot, noi critichiamo l'approccio hotspot, ma anche alcune, prassi concrete, in particolare quella che costringe coloro che arrivano, nel nostro paese a rispondere a delle domande in condizioni psicofisiche non adeguate, senza tutte le informazioni necessarie che poi determinano il futuro della vita delle stesse persone. E siamo preoccupati per i rimpatri e gli accordi finalizzati ai rimpatri. In particolare quest'estate un episodio che ha riguardato 40 sudanesi rinviati senza alcuna garanzia, che non subissero violazione dei diritti umani una volta giunti a destinazione, ha destato la nostra grave preoccupazione. Su un altro piano, continua a non esserci in Italia, un reato specifico di tortura. Per un anno il Parlamento, oltre un anno in verità, non ne ha neppure discusso, dimostrando di non provare nessun senso d'urgenza rispetto a questa questione, che invece risulta, in una serie di effetti concreti, in particolare nell'impunità di coloro che commettono gravi abusi, nel nostro paese. Sul piano delle relazioni internazionali, riteniamo che l'Italia debba interrompere la fornitura di armi ad alcuni paesi, in particolare all'Arabia Saudita. La stessa legge italiana lo imporrebbe, l'Arabia Saudita essendo un paese responsabile di gravi violazioni del diritto umanitario, in particolare nell'ambito del suo intervento in Yemen. Riteniamo che, il governo italiano debba continuare ad esercitare pressioni sul governo egiziano, che non sia il momento di abbassare la guardia, e in particolare che non si debba oggi rimandare l'ambasciatore al Cairo, sarebbe un segnale sicuramente contraddittorio.